La prima giornata di Gamescom 2014 si è aperta con la conferenza di Electronic Arts. Il publisher ha mostrato una lunga demo di Dragon Age Inquisition per cominciare. È stata mostrata una sezione di gioco completamente nuova dove era possibile apprezzare innanzitutto la bontà del motore grafico che ancora una volta ci è apparso veramente ottimo, ma soprattutto è stato sottolineato l'aspetto più strategico del gameplay, con la possibilità di attivare la pausa tattica in qualunque momento e dare istruzioni ai propri compagni di gioco, i quali peraltro possono essere anche controllati in prima persona, questo anche in tempo reale. Insomma, il gioco ancora una volta ci ha fatto una buona impressione. A questo punto non vediamo l'ora di provare una versione definitiva per capire davvero se il brand è tornato alle sue origini. È stato dato anche spazio naturalmente a tutta la lineup sportiva, quindi ancora una volta si è parlato di NHL, ovviamente di FIFA, anche se le presentazioni in merito sono state piuttosto brevi, poi naturalmente abbiamo per questi prodotti abbiamo degli appuntamenti separati in fiere, quindi ne parleremo in maniera più approfondita. Un'altra lunga demo è stata invece dedicata a Battlefield Hardline. È stato fatto vedere questa volta il singolo giocatore di cui ancora non sapevamo moltissimo. È stata confermata l'ambientazione ai confini con il Messico e quindi sostanzialmente si tratta di storie di droga, ed è stata mostrata una lunga sequenza in cui i due protagonisti inizialmente vengono incarcerati da dei trafficanti perché viene scoperta, praticamente viene svelata la loro copertura, dopodiché si passa all'azione. Diciamo che abbiamo notato da subito una certa enfasi verso lo stealth, quindi un po' meno azione a viso aperto ma e un po' di più la possibilità di diciamo attirare i nemici in delle trappole. C'è infatti ad esempio la possibilità di lanciare un boss sulla terra per attirare sostanzialmente i nemici e poi eliminarli praticamente silenziosamente con una classicissima mossa da corpo a corpo. La fase di shooting poi naturalmente ci è apparsa quella piuttosto classica della serie, basata soprattutto sulla distruttibilità e su un utilizzo di armi questa volta non propriamente militari, che rispecchiano naturalmente il background più da polizia da strada, diciamo. Sono state poi annunciate due nuove modalità per il multigiocatore, una basata sugli inseguimenti in macchina, quindi praticamente le partite si svolgeranno completamente all'interno dei veicoli lanciati a velocità altissima, un giocatore si occuperà di guidare mentre gli altri invece di sparare dai finestrini, e poi una modalità invece più dedicata all'e-sport che ci ha ricordato molto Rainbow Six Siege, quindi praticamente c'è una squadra di terroristi con un ostaggio e una squadra invece di poliziotti che lo devono liberare. Successivamente si è parlato di Shadow Wars, ossia il nuovo titolo di BioWare che era stato nei giorni scorsi, diciamo, pseudo annunciato tramite una serie di teaser identificati dalla tag You've Been Chosen. Si tratterà praticamente di un action RPG con una modalità online 4 contro 1. Ancora le informazioni non sono tantissime, è stato mostrato circa un minuto di gameplay, una cosa assolutamente preliminare, e si vede che ancora il codice di gioco è in una fase abbastanza arretrata. Ancora non sappiamo se avremo un appuntamento dedicato, ma in quel caso naturalmente approfondiremo meglio la questione. Nel complesso quindi una conferenza priva di vere sorprese, ma anche la conferma di una lineup piuttosto solida con Dragon Age 3 Inquisition, che sembra davvero in questo momento il prodotto più interessante in mano ad Electronic Arts. Speriamo davvero che BioWare riesca a mantenere le promesse fatte.